fatto che la desolazione dell'incendio che c'è stato quest'estate, grandissimo incendio che c'è stato al parco del San Bartolo, ha lasciato delle ferite nette ancora ben visibili e secondo me anche di difficile cicatrizzazione. Però speriamo nel meglio. Comunque, giusto per farvi vedere. Un incendio di vaste dimensioni. Di cui questo è soltanto un piccolo, in uno dei posti molto belli che a primavera si riempie di ginestre in fiore. Questa primavera non ci saranno tante ginestre in fiore. Direi che sarà tutto bello desolato e molto abbandonato. In più questo incendio ha riattivato delle antiche frane che secondo me toccherà fare degli interventi e spendere un sacco di soldi per fermarle, perché quello che si è fermato in centinaia di anni, quello che si è fermato in centinaia e centinaia di anni col tempo, anche con la crescita delle piante, tutto quello che è, o con anche interventi dell'uomo tantissimi anni fa, ora come ora, è tutto vanificato perché la terra si rimuove senza le piante che assorbono l'acqua, la poca acqua che fa poi, diciamo questa nevicata che c'è stata ha rimosso tutte le antiche frane e quindi San Bartolo perderà i suoi più bei sentieri sono già persi, ma non è questa una bella bellezza, è che diventerà praticamente impraticabile. Questo perché l'uomo continua imperterrito a fregarsene. Te pensa che quando si è arrecato l'incendio, dei ragazzini, pur di venire qua, che venivano da Cesena, da Ravenna, si lamentavano mentre c'era l'incendio nel paesino più poco distante di Fiorenzuola, di Focara, arrivavano col motorino, si lamentavano perché non potevano andare al mare, perché lì sotto c'era una bellissima spiaggetta dove si poteva andare oltre al mare, dormire con la tenda, insomma fare quello che fanno i giovani di oggi. Però sinceramente vedo questa cosa come boh, una mancanza non solo di quello che avviene, cioè un incendio di vaste proporzioni sta distruggendo il suo territorio e tu cosa fai? Ti lamenti perché non puoi andare a fare il bagnetto? Cioè, ma spieghiamocelo, c'è gente che addirittura ha usato dei gommoni, delle imbarcazioni per andare a arrivare in quella spiaggetta pur di fare il bagno in quella spiaggia ad incendio in corso. Pensa che sono arrivati i vigili del fuoco a mandarli via. Ma ci rendiamo conto? Ma ci rendiamo conto di quello che sta succedendo? Cioè, bah, dimmi te, Matteo, come è messa sta gente? Veramente messa male. E poi, nonostante tutto quello che è avvenuto, nonostante quello che è avvenuto qui, questo qui è solo un piccolo pezzo che ti ho fatto vedere, in realtà l'incendio di vaste proporzioni, poi magari in un altro video ti faccio vedere, che riprende praticamente tutta la costa, fino a chilometri e chilometri di terreno franoso, a rischio di frane nel mare. E nonostante questo, la sera, probabilmente questo fine settimana, cosa fa la gente? I ragazzi vengono ancora quassù ad inquinare e lasciare la loro mondezza. Per carità, uno può bersi anche una birra, però se la porta via. Ed accendere fuocherelli. Questa non è roba vecchia. Questa non è roba vecchia. Questo è stato sto fine settimana qua, quello passato. Ma ti rendi conto? Ma dove cazzo viviamo? Cioè, il parco del San Bartolo è in ginocchio. Questo non ne frega un cazzo. L'importante è che riescono a fare le loro cose. Boh, tanto vengono a fare la trombatina, vengono a farsi un po' di droghe. Si fumano qualche, bevono qualche birra. Per carità, uno fa quel cazzo che gli pare nella vita, no? Vive, si distrugge, fa quello che vuole. Tanto anch'io le mie esperienze in passato le ho fatte. Però, cioè, attimo di. Cioè, io non lo so. Io non lo so, dimmi te,
qui erano tutte ginestre che fra un po', fra un mesetto o meno, pochi giorni qua, erano tutte ginestre che andavano in fiore con colori gialli. Pensa che spettacolo che era quando ci portava anche i bambini qua. Ma anch'io quando ci andavo da solo, c'ho delle bellissime foto al riguardo. Pensa che spettacolo. Tutto a rischio, tutto distrutto. Poi la causa non sono stati i ragazzi, ma potevano essere. Perché è rischioso accendere un fuoco qua. No, non si dovrebbe fare. È bello, affascinante, ma non è. Ci sono i posti, qui non si può fare. Eppure l'incendio è stato casuale, non è stata colpa dei ragazzi, però nonostante ciò, che non era colpa loro, loro continuano a venire qui, ma almeno pulissero, cioè possono anche venire qui, possono, però non lasciare, non sporcato, è stato un incendio, uniamo ferite alle ferite a questa terra. Ma dai, cioè, è proprio mancanza di rispetto di dove tu abiti, cioè di dove tu vivi. Cosa ci voleva raccogliere due bottiglie di vetro e buttarle nel primo bidone andando tornando a casa? No? Cosa ci voleva? Ma queste cose mi fanno incazzare. Ma mi fa incazzare tanto, eh? Vabbè, dai, ciao Matteo, stammi bene. Sono contento che hai riaperto il canale. Quando adesso un giorno farò una videocamera anch'io, chissà, forse farò anch'io qualche video, però non sono, sono abbastanza timido. E poi non sono uno che accetta molto i commenti negativi. Dopo mi incazzo, mi faccio male il fegato. Magari preferisco mandarti dei video ogni tanto e poi chissà, magari ti vengo a trovare a casa. So, quando il tempo si rimette, che fra un po' si rimetterà, verrò a farti un saluto e ti farò questo famoso ragù, il mio ragù. Ci mangiamo un maccherone con ragù, anche uno gnocco con ragù. Se ti piace gli gnocchi, facciamo anche quei gnocchi, però non te li faccio io, li andiamo a comprare, perché io sono bravo a fare il ragù, ma gli gnocchi già è più complicato. Guarda, lo vedi? Lo vedi Matteo laggiù in fondo, nell'acqua? Adesso se ce la faccio ti faccio vedere, se riesco a passare che non mi ingavino, è perché io sono diventato grasso nel frattempo e invece dovrei dimagrire. Comunque se si vede laggiù c'è la frana che si è mossa e qua sotto tutto a rischio. Questo pezzo di monte qui, nel giro di un anno, se non si fa qualche intervento, tende a crollare. Vedi qui che c'è tutto questo pezzettino qua, andrà tutto giù. Vedi qui hanno già bloccato tutto, hanno già bloccato il sentiero perché è pericoloso, come tu puoi ben vedere è vietato, pericoloso non oltrepassare, divieto assoluto. Non sono cose. È così. E ora mi metto capovolgiamo l'immagine. Lavorare, oggi che non mi è toccato lavorare, alla fine ti dirò sinceramente neanche una bella giornata. Ne ho approfittato appunto per venire oltre qui a vedere un po' come immaginavo, come ha reagito il Monte San Bartolo, che è a ridosso sul mare, a questo disastro che c'è stato quest'estate. Io come mi immaginavo la terra, qui c'erano antiche frane che erano ferme dal 1800, quelle si sono, ho visto che si sono rimosse. Adesso ne farò vedere un paio. Così hai tu un'idea. Io sono sceso da qua. E qui c'è stata una frana nella strada, sempre una di queste strade del Parco del San Bartolo. Qui siamo dietro, no? Sul mare, quella è Gradara, laggiù in fondo. No? Adesso non ce l'ho col telefono, si può zoomare più di tanto. E anche la zona non colpita dall'incendio comunque è soggetta a frane. Ma questo perché è un parco, la natura si riprenderà sempre, quello che l'uomo ha fatto. Però se uno vuole che queste strade siano percorribili, bisogna che tu fai delle opere, piccole opere, tipo dei muretti a secco, insomma. Non è che frana dall'oggi al domani, cioè ci sono già dei segnali che se uno sta attento capisce che bisogna intervenire, no? Invece i soldi preferiscono spenderli per altro e dopo succede che poi frana, no? E dopo devi spendere ancora più soldi. Bastava un murettino a secco, quanto costava? Adesso qui io voglio fare tutto l'intervento. Questo rimarrà qui per anni. Rimarrà qua. Proseguendo, è soltanto camminando a piedi che si vedono, è soltanto camminando a piedi che si vedono certe cose, tipo queste torce
di segnalazione stradale di accensione rapida. Allora, chi cazzo le ha buttate qua e per cosa? Mi rendo conto che, cioè, anche chi fa i lavori o chi fa le emergenze, che vadano a buttare via sta merda qua, è triste un bel po'. Cioè, queste sono cose, da quant'è che sono qua? L'incendio è stato s'estate, non so queste cose servivano. Sono torce d'emergenza scaricate qui, buttate, boh. Ci sono i bidoni là, guarda, indifferenziata, al limite la butti lì dentro, non so se è un rifiuto speciale che va comunque impacchettato, bisogna prendere dalla nostra multiservizi o lo si porta direttamente nei centri di raccolta. Perché buttare? Una volta usati quelle torce, le spegni e poi le butti dall'altra parte. Sicuramente le hanno usate per via di che la strada era bloccata, hanno usato con emergenza queste torce, ma è passato 2 settimane. Mi sa poco prima della neve, quando c'era la pioggia che è frenato. Io capisco, non potevano buttarle via. No, non lasciateli, per tanto che se frega, no? Siamo tutti così, negligenti, ce ne frega un cazzo di niente di nessuno. Questi egoisti di merda. Ognuno che pensa ai propri diritti e a nessun dovere. Perché noi abbiamo anche dei doveri nei confronti della nostra terra, nei confronti dell'altra persona. Siamo solo, se vivessimo da soli facciamo quel cazzo che ci pare, neanche in questo caso quel cazzo che ci pare, non possiamo fare quel cazzo che ci pare neanche se vivessimo da soli, perché non siamo soli. Anche se fossi io da solo in questo pianeta, c'è sempre la natura, sempre la creazione di Dio. Comunque io non sono solo, devo sempre rendere conto, non sono da solo, non esiste l'uomo unico nell'universo. L'uomo fa parte di questo circolo di vita. Ecco qua. Guarda qua, questo è sulla strada, qui sono gli alberi bruciati dall'incendio. E come puoi notare, questa è tutta la frana, una delle tante frane che si sono attivate per il pezzo visto dall'alto. Questa strada andrà giù tutta, in giro di breve, ancora non ha messo i cartelli qui, ma questa andrà giù. E laggiù da qualche parte c'è il ristorante bruciato, c'è un ristorante che si è preso fuoco. Ora, andando oltre, laggiù in fondo ci sono sicuramente delle... Da qua non si vede bene, è tutto smottato. E niente, si vede peggio. Allora, questa desolazione che si vede da qua all'alto, questa qua dall'alto, non era così un anno fa. Ecco, qui le piante, come si vede anche giù in fondo, se faccio zoomare col telefono per quello che è, vi dico giù in fondo, le piante, c'erano delle piante che a monte già tenevano questi alberi, questi rametti secchi che si vedono che non fioriranno, non faranno i getti quest'anno, rimarranno come delle ombre degli alberi che furono, che comunque non tengono più, non assorbono più l'acqua, quindi il terreno si muove, come si vede da qua, vedi, sta frenando tutta la strada che andava giù qui, tutto rischio di frana. Allora, a parte che non si, forse anche per una quara qui tutto era tutto bruciato, è arrivata fin qua su le fiamme, in momenti bruciano anche qua. Qua tutti i rami, qua ha bruciato tutto, vedi questo punta spoglia qui, non era spoglia, questa adesso fra un po', senza le piante che la tengono, questa va giù. Allora non è, giustamente l'uomo, la natura ci ha messo tempo a far sì che questa, come puoi notare qua giù, a monte di questa collinetta già c'è del terreno fangoso e già è frenato qualcosa, questo andrà giù. Questione di tempo, andrò giù tutto il pezzo di strada e già si può notare, guarda, già lo smottamento della strada che già fa dei movimenti. Quindi, questione di tempo. Un altro anno e qui
ci sarà una mega frana. Vedi laggiù, vedi laggiù, qua siamo sopra, ma là sotto il pezzo è già andato giù, capito? E che siamo destinati a frenare tutto qui, c'è un cavolo da fare. Poi, adesso io non voglio dare la colpa a nessuno, neanche all'ente parco che i soldi non ne avrà, però, cioè, in tutto sommato, se uno faceva degli interventi anche minimi prima, certe cose non succedevano, poi dopo ovvio l'incendio, certe frane non capitano, tanto è tutto qui a rischio frana, certo l'incendio, ma non c'è tanto.